Grazie Presidente. Premetto subito che la mia adesione alla linea dell'attuale segretario, a cui va il merito di aver risollevato le sorti, peraltro il calo della Lega, è un merito storico indiscutibile di Matteo Salvini. Quindi la mia adesione, lo dico senza piaggeria, è totale, perché credo che Salvini abbia intuito che in questo momento storico la priorità assoluta per risollevare la nostra economia, per ridarci libertà, la premessa di ogni libertà è uscire dalla gabbia dell'euro in cui Prodi, ma anche Berlusconi ci hanno cacciato. Quindi da questo punto di vista la mia adesione è totale. Quello che, cioè, semmai mi fa male un'altra cosa, e lo dico anche questo senza nessun timore, così, nessuna acrimonia. Mi fa male quando sento Salvini che parla di uscire dall'euro e c'è Tosi invece che dice che nell'euro bisogna restare. Ecco, quello sinceramente mi dà fastidio e mi fa male. Comunque, tornando ai punti che mi sono, a cui ci tengo, che ho anche già espresso nell'assemblea dei militanti della provincia di Brescia, che sono quelli che riguardano le riforme istituzionali, io vorrei che un movimento come la Lega Nord abbia ben chiaro che è opportuno. Non sto a criticare gli errori del passato, dove purtroppo ci abbiamo messo noi la faccia quando le colpe erano di altri, però è opportuno ritornare a una vera rappresentanza democratica nel Parlamento, che si basa su due requisiti essenziali che sono venuti meno col famigerato Porcellum, al quale io imputo non dico tutti i mali di questo mondo, ma larghissima responsabilità nello scollamento che c'è attualmente tra il popolo e la politica, perché sono venuti meno due requisiti essenziali della democrazia, della rappresentanza democratica, che sono la territorialità, che è un requisito assolutamente essenziale di ogni rappresentanza democratica, e il diretto collegamento tra il voto dell'elettore e il candidato da eleggere. Ecco, io adesso non sto qui a disquisire se siano meglio le preferenze, se siano meglio i collegi uninominali, non entro nel merito di questa cosa, però vorrei che fosse ben chiaro al movimento della Lega Nord che bisogna ripristinare questi due requisiti essenziali della rappresentanza democratica, ossia territorialità e collegamento diretto del voto dell'elettore con il candidato da eleggere, cosa che nel Porcellum non c'è e che il miglior alleato di Berlusconi, che non è stato Umberto Bossi, ma semmai è il PD, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni, probabilmente non hanno alcuna intenzione di ripristinare. Quindi, segretario, parlamentari, vi prego, fatevi carico voi di questo no onere, perché io penso che sia una cosa essenziale per ogni paese che voglia dirsi democratico. L'ultima, Grazie, gentile. ho quasi finito, l'ultima questione è quella relativa all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ecco, beh, io su questa questione mi dico assolutamente contrario e spero che anche la Lega Nord, per coerenza con la sua tradizione e la linea politica che ha sempre espresso, sia contraria a questo passaggio, che non vada a fare alleanza con chi vuole l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ci può stare bene l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, cioè di colui che è deputato all'esecutivo, che ha dei compiti operativi, ma il Presidente della Repubblica, che deve essere la rappresentanza, non può essere frutto di un'elezione diretta che ci porterebbe a una deriva plebiscitaria che sinceramente non mi piace. Quindi su queste cose io spero che il movimento della Lega Nord si faccia carico e si faccia portabandiera, perché le ritengo assolutamente essenziali per un partito che si Grazie. dice democratico. Grazie dell'attenzione e viva la Lega Nord! Grazie.